Siamo tornati con Outcast, ci eravamo lasciati la scorsa settimana con la promessa di rivederci e in effetti eccoci qui. Allora, come vi avevo già detto, Outcast è un remake, non stiamo giocando nulla di nuovo, nulla di non visto. È un gioco del 99, 18 anni fa. E purtroppo, come ho detto nella recensione, che potete trovare anche sul nostro sito www.serialgamer.it, è invecchiato male, nel senso, sebbene sia un gioco meraviglioso per molti aspetti, ha mantenuto diverse pecche di gameplay. Se capiterà una sessione di shooting, vi renderete conto del perché. Adesso dovremo fare un breve riepilogo del dove siamo arrivati, al fine di capire da cosa riprendere, perché come molti di voi avranno notato, il gioco è molto vasto. E una delle sue peculiarità più forti è appunto il vantaggio di poter esplorare come meglio si crede il mondo. Il fattore è che l'ultima volta ci eravamo lasciati con l'idea di andare a parlare con i contatori di Lys, questo vegetale particolare, perché loro avevano... Ah no, sì, sapevano dove trovare gli idoli dell'essenza. Però dobbiamo trovare gli idoli dell'essenza, appunto. Dobbiamo parlare con Zio di questi idoli. Vediamo un attimino dove trovarli e quant'altro. Se lui ci dirà dov'è di preciso, appunto, questa pietra dell'essenza, dove poterla trovare, noi la seguiremo, perché altrimenti non possiamo andare avanti in nessuna alternativa, perché dobbiamo fermare la produzione di Lys, ma ci dicono appunto di fare quello e poi trovare e fermare Narn, che però al momento non sappiamo dove, minimamente dove possa essere. L'unica cosa possibile è appunto fare questo. Vediamo un attimino. Allora, Zio era in quella direzione, me lo ricordo ancora abbastanza bene. Sì, grazie, Cutter, sempre un piacere. Allora, sì, è qua. Vediamo se lui sa qualcosa di questa pietra dell'essenza. Dovrebbe trovarla, è tutto qua. Sotto con l'energia. Però sprecare un medkit. Ma no, mi sa di sì invece. Non abbiamo nessuna erba medicinale in questo momento, potrebbe essere un problema. Allora, la pietra Pardon me, buddy. dell'essenza. Why did Croax take the Essence Stone? Croax is a power-hungry Talan. He thinks that by possessing the Essence Stone and praying with it at the Temple Fae, he can convince the Yod Fae to deliver him more soldiers during the conversion ceremony. Has it worked? I do not think so. He keeps it hidden outside the Temple Fae someplace. If anyone were able to return the stone to me, the soldiers would be quite upset. Non lo metto in Upset? dubbio, però. Yes, they all consider it to be their own personal stone to the Yods. Were it to disappear, the soldiers would lose much heart. Also, the workers of Shamazar would be extremely happy. Anything to return our lives to normal Lo would be a so, welcome change. sarebbe il punto di Dropping svolta any della hints, are we, rivoluzione. Zio? Oh no, Ulukai. I am thinking out loud. Sì. Perfetto. Di conseguenza dobbiamo entrare nel tempio di Fe, davvero, con la nostra pistolina del cacchio. È un po' un problema. Non c'è alternativa, vero? Nella torre all'esterno del tempio Fe. Non abbiamo alternative. Però il tempio Fe, come
potete vedere, è quello dove ci sono al momento un numero enorme ed esagerato di puntini rossi, che sono i nostri nemici. Non sarà per niente facile, però possiamo provarci lo stesso, questo non è escluso. Però vediamo un attimino un punto un po' più in alto per vedere dov'è la torre, perché dice nella torre del Tempio Fè, torre esterna, Allora qua è dove abbiamo ripulito, quindi volendo possiamo anche attraversarlo tutti tranquilli. Aia. Mi dimentico sempre che ci sono i pesci simpatici da dentro. Allora, quello è il Tempio Fè. La torre esterna non ho idea di dove possa essere. Nuota veloce, veloce. Lo so. Pieno di gentaglia qua. Tempio di Fè è dedicato all'essenza del fuoco, però è dannatamente pieno di nemici. E se provassi l'approccio stealth, quello che molto probabilmente vorreste usare tutti, vi rendereste conto che in realtà l'approccio stealth è la più grande menzogna di questo gioco. Allora, no, abbiamo 206 colpi, che vuol dire che sono un'infinità più o meno, perché qua il sistema di shooting è la cosa peggiore che possa esistere. L'hitbox è assente e i nemici sono abbastanza tosti, però si può sempre provare, anzi, dato che non abbiamo molte alternative, dobbiamo prendere la pietra per forza. Ok, un altro morto. Tutto stanno esplodendo delle robe lì. Allora, quanti sono i puntini? Un bel po'. Vediamo se riesco a individuarne qualcuno e a sparargli da qua, perché tra l'altro la mia arma a confronto delle loro lancia degli stuzzicadenti. Quando dicevo prima il sistema di shooting è abbastanza ladro in questo gioco, intendevo appunto riguardo a queste particolarità. Stanno arrivando tutti in massa, però. Riesco nettamente a spararli da qua. Tra l'altro sono tutti quelli presenti. Ok. Aspetta, per favore. No, esatto, sono off pitch. Allora, cerchiamo di farlo da qua. Allora, zona in cui siamo un po' più tutelati. Ogni passo potrebbe essere quello fatale, cioè potrebbe essere un passo falso. In questo gioco bisogna approcciarsi bene. Torre esterna al Tempio Fè potrebbe anche essere quella dalla parte opposta, esattamente dalla parte opposta. Però possiamo anche provare a vedere. Nel frattempo, aia, pescio, via. Ok. Perché se fosse l'altra, quella, la zona, lì ci sono i ragnacci, la zona comunque dove ci sono una marea di altri punti rossi, ma comunque
in una zona che non abbiamo esplorato potrebbe essere pur sempre un problema. In effetti lì c'è una torre. Intanto facciamo fuori questo. Ok, tanto se... questo colpo va bene. Solo perché così abbiamo due o tre nemici in meno. Che non sono poi da considerare... Da considerare un pericolo perché qui davvero... Oh sì, munizioni. Allora, vediamo se a tutti gli effetti qui... Questa è la torre di cui parlavano. Potrebbe? No. Però quella cosa è intrigante. Potrebbe essere lì. Allora, no, abbiamo preso un po' di munizioni. E non era lì che dovevamo andare, perché appunto speravo. Lanciagranate. Sarà lì. Esattamente dove sto guardando c'è... No, quello è un magazzino. Che, oddio, potrebbe anche essere quello ed è pieno di munizioni solitamente il magazzino. Ce la rischiamo. Perché? Mi ammazzo, mi ammazzo, mi ammazzo. Piano. Allora, con molta calma ci facciamo fuori tutti quei nemici. Molta calma. Favore, grazie. Mi hanno beccato comunque. Sì, la componente stealth, come dicevo, è trascurabile, cioè una piacevole menzogna. Ok. Lì tanto è pieno di munizioni che potremmo riutilizzare, quindi... Guardate quanti nemici, porca miseria. Ce la faremo. Molta calma. Che potrebbe anche essere la torre di cui parlano, la torre, all'ultimo proprio. Aia, non li avevo visti. Tutti quelli lì. Ok. Mi occupo di voi adesso, tranquilli. Che usano il lanciagranate, una volta mi ha scioccato, ne sono spaventato da allora. Dai, su, manca poco. Ok. Tu, ti degni a morire, per favore. Grazie. Ok. Quanti ne mancano? Oh, signori. Ne manca solo uno. Che bello.
Pensavo molto peggio, ma molto molto peggio. Tra l'altro ha un lanciagranate, ho sentito. Madonna, ti faccio secco adesso. Se. Perfetto, tutto mio. Quanta compenetrazione però. Allora. Andiamo alla ricerca di tutti i cadaveri che mi danno tutte le risorse. Necessito. Qua ci sono pieno di minerali, faccio le munizioni. In realtà loro non hanno lasciato molto, però volete mettere la soddisfazione di averli distrutti. Unito al fatto che adesso troveremo di tutto e di più là dentro. C'è un altro metallo. Noi ne abbiamo la chiave, vero? Altrimenti potrebbe essere un problema. Ne abbiamo tre, nel dubbio. Prima ne avevamo due, sì, dobbiamo averla presa, lootata in questo momento. Non so bene da quale dei 1000 cadaveri che ci siamo lasciati dietro, ma la dovremmo avere. Presa adesso, sì, da qualche parte. Allora, usiamo la chiave. Su. Gioco, grazie. Speriamo sia qui. Allora, c'è un medkit. Munizioni a tutto spiano. Metallo. Ok. È un rischio fare questo, perché alle volte non ci si trova nulla, ma alle volte sì, appunto. Questo ti prego, dimmi che è la pietra dell'essenza, potrei essere... Ah, idolo dell'essenza, wow! È stato facile, molto più del previsto. Sì. Perfetto. E poi un Gam Sav che probabilmente ci servirà. Allora, adesso sarà... Il nostro obiettivo sarà tornare indietro. Perfetto, abbiamo azzeccato subito la torre, allora. Tornare da zio, che è dalla parte opposta di dove siamo noi adesso. Come dicevo, il bello di questi giochi... il fattore che è esplorabile appieno, nel senso non ci sono i teletrasporti, non ci sono gli indicatori, nulla di tutto quello che tendenzialmente adesso si trova nei giochi moderni. È una cosa che fa molto old school, come ho scritto nella stessa recensione, però è un rischio per tanti versi utilizzare un gameplay così vecchio. Avete visto le fasi di shooting? Non mi dispiace il fattore che la narrazione sia lenta e necessiti un'attenzione enorme, ma il fatto che ci sia così tanta legnosità lo patisco e non poco. Cioè, un gameplay più fluido avrebbe reso il gioco 10 volte più interessante, ma davvero 10 volte più interessante. Facciamo il giro lungo, non passiamo dal fiume che... Stiamo mettendo... però siamo un po' costretti adesso, ci sono i ragnacci. Dai, sali su. Per un attimo ho temuto di dare una craniata di quelle bruttissime. Per favore, Cutter, mi serve la tua collaborazione. Se noi non avessimo spaccato quel vaso davvero non avremmo trovato l'idolo dell'essenza, quindi... Cioè, per quanto è organizzata bene questa cosa, cioè... Io negli altri video, non so, nelle altre live, quanti di voi l'abbiano viste, perché erano di mattina soprattutto...
Io dicevo, ma no, non spreco munizioni per i vasi perché potrei non trovarci nulla di interessante, perché avevo davvero una decina di proiettili. E fortunatamente ne ho trovati in abbondanza. Fortunatamente, altrimenti davvero sarebbe rimasta lì per sempre, penso. Yo, Shorty. Why did Croax take the Essence Ma Stone? no, aspettate, Croax l'idolo. is a power No, hungry oddio. Talon. He thinks that by possessing the Essence Stone and pre Has it worked? I do not think so. He keeps it hidden outside the temple face. Upset? L'idolo. Ah Yes, no, gli idoli they all servono per i consider templi, it to be ecco, their un'altra cosa own che serve in personal questi giochi è una stone to the memoria gods. di ferro. Were it to disappear, the soul. E quindi Dropping non è any da là. hints, are we, Zio? Oh no, Ulukai. I am. Noi abbiamo la pietra dell'essenza di cosa? Che a seconda del tempio possiamo magari trovare un tempio che ci interessi. Questo qua, che penso sia o l'aria o l'acqua. Cerchiamo il tempio dell'aria o l'acqua. Approfittiamone, perché noi abbiamo appunto cercato e ci hanno detto l'unica soluzione è appunto. L'ho trovata la chiave, grazie Scanno. Però questo è il tempio di del non è segnato, vediamo. Magari prendendo in mano l'idolo c'è qualcosa. Se vediamo se la porta si è aperta. Se non è questo, non si sarà aperta la porta. E boh, cercheremo l'altro tempio. Via. Questo tempio. Allora, a parte che abbiamo individuato diverse chiavi, tipo una qua. Poi ne avevo vista anche un'altra qui dietro. Oh cacchio. Non li avevo visti? Posso dirlo? Allora, vediamo un attimino. Non penso sia il tempo giusto. Riprendiamoci. Il tempio del tempio. Suff. Non è quello. Sarà un altro. Proviamo quello dell'acqua. Sì, ma c'è il simbolo sopra, sono un deficiente, perfetto. Piano, piano, piano. Ok. Ho visto un carretto volare, non è certo. Sì. Che belli bug. Questo gioco te ne regala alcuni pazzeschi. Sì, anch'io un attimino ho temuto quella cosa. Cioè, molto alla Indiana Jones. Ah, sì, si è aperta la porticina. Andiamo a vedere un attimino cosa troviamo dentro al tempio. Palo, per favore. Chiaramente lì sopra, chiaro, deve essere semplice. Non si è aperta neanche, non capisco.
volta il simbolo è quello di cui avevamo l'idolo. Perché succede nulla? Lì c'è la pianta medicinale che magari adesso raccogliamo, ma il fattore che non succeda niente mi fa strano. Allora, questa è la forma e questa è la nostra pietra, che è palesemente quella. Portiamocela dietro, vediamo un attimo. Andiamo di nuovo al tempio di Fe. Questa volta li ammazziamo quelli rimasti fuori dal tempio e troviamo la pietra dell'essenza della torre. Abbiamo appurato che non era quella, che era appunto un magazzino dove abbiamo trovato un idolo che, boh, messo nel tempio non serviva a nulla. Magari solo ho trovato tutti gli altri idoli dei tempi minori. Si bloccherà qualcosa. Adesso vediamo. Perfetto, un'altra sessione di shooting. Di quelle belle, però, cioè, quelle più. Ok, uno è andato. Ne mancano decisamente troppi, come al solito in questo gioco. Che palle. Allora, guarda che ti vedo. Ti ammazzo. Faccio pentire di avermi sparato, guarda. Sì, ha attraversato un portale, però vabbè. Ok. La torre esterna, che però non ha portato a nulla, era questa, però l'abbiamo già curato, niente. Tanto ammazziamo il nemico che c'è qui. Ci hai lasciato qualcosa di succoso? No. Chiaro, cosa chiedo anch'io? Nutro ancora speranze nel loot. Ah, loro possono accedere a quest'isola, quindi è stato un po' azzardato in ogni caso. Quanti spari però? Aia! Davvero, io devo entrare in quell'inferno, non ho voglia di morire. Ma ce n'è uno anche là. Sono tre là. È finita. E cosa ho dietro? Allora, calma. Poi il sistema di puntamento mi aiutasse anche un po', sarebbe carino, eh. Non dico troppo, un pochetto.
Va bene, ho capito, medkit. Altrimenti ci rimango qui. Quantomeno è quello che ho affermato anche le altre volte. Cioè, hanno l'accortezza di nascondersi dietro le pareti, di uscire e sparare un colpo e rientrare. Comunque un comportamento relativamente intelligente rispetto a tante altre intelligenze artificiali che ho avuto modo di osservare negli anni, però... Intanto io sto finendo di nuovo i proiettili. Uscite fuori, io non, se entro lì muoio. Ho 81 proiettili, tra l'altro. Ah, parlavamo di proiettili. Altre torri non vedo. Non ne vedo proprio. Dai. Sì. Mancano pochi, spero. Dai. Appuntamento, per favore, grazie. È stato immediato, però... Quello giusto, loro hanno i colpi che vanno a palombella, io no. La smette questo qua. Basta, io vado. Puoi seguirmi, fa come gli altri, se fuori muore e poi possiamo parlarne. Soffri. Ma quando dicevo che odio le fasi shooting di questo gioco, intendevo proprio queste particolarità. Ecco. Yeah. Riprova, per favore. E non da qua, quanti nemici mi mancano ancora? Nettamente troppi. Ti prego, dimmi che si sono ammazzate vicenda con quel colpo. Appuntamento automatico va come vuole, mi dovrebbe servire un po' più di precisione, grazie. So che qui ci sono le munizie. Alle volte spara alla nigga, non avrei neanche di dire.
Cosa è successo lì? Che hanno urlato tutti. Malissimo. Il medkit ce l'ho ancora, sì. Ma non l'ho ancora usato. Sarebbe opportuno adesso. Via. Sì, sì, anch'io lo condivido. Perché? Puntamento, per favore, perché? Dammi una motivazione valida. Qualcuno è morto malissimo senza che io facessi nulla. Perfetto, a me va benissimo. Oh, aia. Explosive detected. Erano i suoi esplosivi forse. Sempre poco chiaro lo scanning. Se magari non così in faccia. Ma si pare. Spero che mi faccia ripartire da un po' prima adesso. Un po' dopo rispetto a quanto mi ha fatto ripartire 5 minuti fa. Sì, almeno da qua. Muori, muori. Oh. Poi c'era il medical supply, che penso sia quello. Grazie, dopo, sempre piacevole. Sì. Medkit che userò subito. Sto morendo tantissimo. Allora, adesso posso esplorarmelo un po' più con calma. Il tutto, no? Ah no, c'è ancora un tizio. Ok, ma era più... Che cosa succede lì? Ah! Sono le piante che esplodono. Un attimino male. Allora, vi ho trovato una chiave. Qua ci sono portali che non so dove mi possono portare. Narn, ecco, è quello che cercavo. Oddio. Oh mai, è morto. Ma cosa? Ma e adesso? Nella torre d'esterno ho trovato Narn, questo è il fattore però. È un po' un problema questo. Lui è entrato qua dentro, non mi fido molto a entrare. Adesso vedo. Prima di tutto cerchiamo sta caspita di pietra dell'essenza. Che da qualche parte sarà per ovvi motivi. Noi cercavamo Narn e Narn è morto però, proprio. Allora.
qua. Munizioni. Sì, ci siamo già andati. Dov'è l'esplosivo? Sarà sempre la pianta che esplode, se trovo. Nardo, io non lo posso soccorrere. Perché me lo segna comunque sulla mappa? Segna la sua ultima posizione, forse. Io la tento, la fortuna. Entro nel portale e vediamo un attimino cosa succede. Ho paura di quello che può succedere, però... Tratto con un idolo dell'essenza. Quello della terra, se non sbaglio. Quando abbiamo anche quello dell'acqua. Oh no, 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 no. Ciao, è stato bello. Nettamente tanta gente. Non è come Skyrim che posso buggarlo. Sì. No. Ehi, la torre esterna. Non so. A questo punto riproviamo di là. Perché appunto cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato il nitro dell'essenza. Morendo malissimo. Piuttosto poi andiamo a chiedere agli shamas. Tanto ci costa molto farlo. E così ci curiamo anche se. Sempre esagerato per queste cadutine che alla fine non sono neanche. Ok, niente, metalli. Metalli sì, minerali mi servono. In ogni caso. Ricontrolliamo, magari ci è sfuggito un particolare. Qui abbiamo una chiave che c'era già sfuggita prima, perfetto. Però la chiave è una chiave. Qua delle munizioni. C'è un localizzatore di munizioni. Ah no, di quell'arma che ancora non abbiamo, purtroppo. E quindi... tutto qui. Pietra sconosciuta, ma chissà cosa sarà. C'era sfuggita prima, davvero? Va, almeno abbiamo ripulito il tempio. Che, tra l'altro, non so neanche se abbiamo fatto tutto... Bene, abbiamo trovato Narn. Che lo cercavamo perché lui sapeva qualcosa sul Mon ed è uscito da quel portale, ricordiamocelo, cioè me lo devo ricordare. Adesso zio vuole la pietra perché così fermiamo la produzione agricola nella regione Shamazar
E dopo aver fermato la produzione, forse qua cambia qualcosa, cioè ci dicono il Mon sarà da quella parte, ho trovato Narn, lo diciamo qualcuno. Vediamo. Povero Narn. Trovato morto. Dai su, che c'è il pesce. Vuole la mia anima. Ok, lì c'è Zio. Vediamo se la pietra sconosciuta ha gli effetti della pietra dell'essenza. Zio, per favore. E non è un modo amichevole, cioè, si chiami così, per favore. Can I ask you something? I found this stone. Is this what you were talking about? Yods, no, Ulukai. Why would you ever think such a stone to be our precious essence stone? Well, for starters, there were soldiers guarding it up in the town next to the Temple Fae. There were? I wonder if. Oh, yes! I can see now. The stories must be true. Cosa? That's great. What are you talking about? The caretaker of the Well of Essence that witnessed Croax taking the Essence Stone was not thought to have been very upset. There are stories around that he had known Croax was coming and he had made a copy of the stone. Ah, He then hid the perfetto. original Sempre meglio la someplace dangerous situazione. where no Talan would dare look. So you can tell this was a fake without even touching it, but Croax steals it and still thinks it's the real Essence Stone? Soldiers do not have the best eyesight, Urukai. You can get close to them sometimes without them even seeing you. Plus, all they know is how to fight. Sì, l'ho notato. So where is this real one? I am not certain, but I believe that the caretaker spent most of his free time catching Sankar in the waters. He could have placed it in the waters around Shamazar somewhere. Ah, certo, è facile, There's quite a quindi. bit of water here. Can you be more specific? From what I know, he never liked the Sankar near the Temple Fae waters. He did not like their taste. E quindi, ok, quindi devo cercare nell'acqua che però non sia vicino al Tempio Fae, dato che l'acqua qui è quella contornata di blu e tendenzialmente c'è solo in pochi posti, tipo attorno al Tempio di Fae e nella pozza da cui siamo usciti noi, da altre parti non ne vedo, c'è anche, oddio, qui, però qui c'è un quel mostrone abominevole che avevamo visto nelle prime live. Andiamo a vedere a questo punto. No, quello è fuori dalla mia portata al momento, nettamente. Qua c'era appunto questo bestione. Però non vedo nessuna pietra qua. A parte ragnacci di merda. Allora, qui. Ho paura di quella cosa, ma in una maniera viscerale. Poi lì ce n'è un'altra di pozza, però ci sono i nostri amichelli. Appunto, non mi sono neanche avvicinato. Lo so, me ne sono accorto, grazie Scanner, sempre sul pezzo. Non mi sembra ci sia nulla. Scappa, scappa. Allora, poi c'era acqua vicino al portale dove c'è sono spawnato io su questo mondo. Da qualche parte a Shamazar.
Aspetta, ho trovato qualcosa qua tra l'altro. Ah no, è vero, è una pietra normale quella. Che quindi poi. E poi anche dall'altra parte forse, ma lì è sempre Tempio Fe. Dove tutto è iniziato. Sì, in quella pozzetta d'acqua lì, però non penso da dove è tutto iniziato, cioè era lì davvero, c'era un passo e non me ne sono accorto. Beh, particolarmente strano. Vorrei anche salire io. Sì, perché. Oh, ok. Non in tutti i posti è concesso fare questo. Questi sono minerali normali. Sono conchiglie solo. Prendiamole che mi servono per due o tre robe da craftare. Ehi. Posso guardare la mappa in una maniera più interattiva? Non così, davvero, giuro. Allora. L'acqua in quei due posti, fatto. Attorno al Tempio Fe non gli piaceva pescare. Non mi ricordo se nel villaggio da qualche parte c'era dell'acqua. Intanto al villaggio ci passiamo per farci un attimino curare, che siamo un po' nella merda, proprio usando un francesismo. E poi magari adesso comunichiamo allo Shamas. Guarda che ciccio. È morto Narn. Vediamo se ci dice qualcosa lui, però. Ne dubito fortemente. A parte che qua di acqua, come vediamo, non c'è. Mi servirebbe parlare con Serge, appunto. Tanto Did you hear me? Of course, Urukai. Now be more careful. Va bene. Can you tell me anything about where the Mon is? The Shamas before me did, but I was not told of the secret of the Mon before Croax reverted him for helping the Guardians. Narn believes he knows, and Zalinas tells a good story about where he thinks it is.
vediamo di capire dove è Zalinas, quindi. Narn lo abbiamo trovato e ci portava alla morte a seguire i suoi vecchi passi. Cerchiamo Zalinas a questo punto. Avevo visto qualcosa, forse. No, non so ancora. Ah, eccolo, sì. Zalinas, allevatore di Tuon Ha. Lui dovrà saperne qualcosa, quindi. Chiediamo a lui. Narn c'è morto tra le mani. Letteralmente. Infatti, trovare il molle e basta. E fermare la produzione, però quello adesso lo lasciamo un attimino più avanti. Salinas, per favore, dimmi tu. Come here a second, would you? Hello. Oh, the yods smile on me. You are the Ulukai, no? Ebbene sì. Yeah, that's me. Good old Ulukai. I cannot wait to tell my friends that I meet you today. What can Selinas do for you, this wonderful moon? Allora, a me interessava più, vabbè, il mondo, però What can you tell me about the Temple of Fae? Oh my, yes, that is right. You are correct to look there, Ulukai. Look there. For your mon, silly. It is there, or at least I think it is, at the top of the temple inside the Great Flame itself. You've seen it? Well, I think so. When I was a young Talon, I tried to free the Ventilopes from the Ventilope camp on the other side of the barrier to the north of the Temple Fae. I was releasing one when it began to fly away and picked me up in its claws by mistake. By mistake? Oh, yes. I am sure it did not mean to do it. Ventilopes are such nice creatures. Anyway, as I was flying over the Temple Fae, I got a good look Una at the flame, scatola and nera. I was admiring how pretty it looked when I saw a black box in the center of it. And you think that's where the Mon is? Well, it is a great place to hide it if you did not want someone to find it easy. Out of curiosity, what did this nice Ventilope do to end your flight? In effetti, I am sure it did not mean to hurt me. potremmo usarla anche noi a It questo dropped you, punto. didn't it? It is such a simple creature. They would never harm a Talon in their life if soldiers did not train them to do so. What are those creatures in the pens? Creatures? Oh no, silly Ulukai. They are called Twanha. They are my best friends in all of Ah, Adelphi. questa la dice tutto. Perfetto, va bene, non mi interessa il tuo. Ah, pensavo mi parlassi più dei ventilopi. Allora, vediamo un attimo. Parlare con Zalinas può sapere dove è il Mon. E noi l'abbiamo appena fatto. E il Mon potrebbe essere davvero in cima al Tempio Fae. Come faccio a salire lì? L'abbiamo già provato. Sarà l'ultima cosa che proviamo oggi, riprovare a saltarci dentro. Lì, eventualmente andiamo appunto alla barriera nord che, oddio, sono ragni, ok. Potrebbe anche essere occupata da qualche creatura poco simpatica. Aspettami, barchetta. Grazie. Un attimino. Sarebbe stato molto bello. Perché ha fatto quel balzo incredibile? Allora. Vicino al fuoco, quindi.
Proviamoci. In qualche modo ci riusciremo, no? Eventualmente. Oddio, ce la si può fare. Ce l'ho fatta. Però sono morto, perfetto. E lì c'è il mondo. Perfetto. Riproviamo. Mar 23K. Ok, è Outcast Second Contact. È il remake di un vecchio gioco del 99, appunto, chiamato Outcast. Hanno fatto il remake recentemente e noi lo stiamo portando in live per farvelo conoscere o rivedere a quelli che hanno avuto la fortuna di giocarlo tempo fa, tanto tempo fa. Andavo a malapena alle elementari, quindi questo ti fa capire quanto è vecchio, cioè a malapena, cioè probabilmente non finivo l'asilo. Farti capire il vecchiume. Fuoco fa male, grazie. Non mi stupisce quello, è che dovrei prendere questa cosa correndo. Vabbè, corriamo. Niente. Perfetto, non lo possiamo prendere. Il fuoco fa male. Oggi abbiamo preso questo da Outcast. Si diceva che qua c'era lo Yod e invece abbiamo trovato, sì, c'è una scatola nera, ma non sappiamo come spegnerla, se spegnerla o meno. Perfetto, ci lasciamo con questo dubbio. Come prendere questa scatola senza morire malissimo? Lo scopriremo. È un action, Mar. È un action che però, appunto, mantiene un gameplay molto stile anni 90. Nel senso, non ci sono indicatori di posizione, non ci sono missioni con gli indicatori alla Skyrim, per dirti. Vai lì e parla con Tizio. Sì, c'è anche qua. Ma parlare con Tizio vuol dire prima cercarlo, perché non c'è un indicatore, trovarlo, chiedergli, e poi lui ti indirizza a un altro luogo in cui dovrai fare lo stesso meccanismo. Un bel modo di approcciarsi al videogioco. Il problema è che, appunto, è complesso, lungo e alle volte estenuante, però ti dà tante soddisfazioni. Qual è il problema principale? Non so se hai assistito già prima alle fasi di shooting. Lo shooting e lo stealth, che purtroppo sono rimasti molto simili a quelli che erano nel primo capitolo. È una cosa che dà una penalità eccessiva al gioco, che meritava di più. Spero di esserti stato chiarificatore per tutti i tuoi dubbi. Però è apprezzabile lo stesso, non lo metto in dubbio questo. Perfetto, allora noi ci lasciamo qui, proseguiremo molto probabilmente la prossima settimana con Outcast, se no continuate a seguirci, noi siamo quotidianamente in live come Serial Gamer, appunto. Alla prossima!